Salve, rieccoci. L'atmosfera è molto più calda ora e qualche nodo inizia a venire al pettine. Faccio questo video perché noi siamo contro la violenza a prescindere e alla fine del video vi dirò qualcosa dove la violenza compare. Nei video precedenti vi avevo esposto quello che noi abbiamo identificato come i tre motivi principali per cui persone non voteranno ex novo. È solo un'analisi che noi abbiamo fatto e mi fa piacere ribadirla. Quindi abbiamo questo acronimo FPR, la F sta per favori, la P per piacere e la R per ricardo. Molto semplice. Identifichiamo i favori come quelle attività che si stanno intensificando adesso, e cioè da un po' in verità. Appalti, assegnazione di lavoro, liquidazioni e tanto altro. Quindi vi invito anche per avere un'idea e constatare quello che dico, poi non sono baggianate, a cercare su Google l'albo pretorio ospedaletto d'Arpinolo e lì vi compariranno tutto quello che va messo ed esposto nell'albo pretorio, quindi tutti i lavori e tutto il resto. Quindi diciamo questo la F e per quelle persone che fanno parte di questo ciclo, c'è cioè il favoritismo, e quindi loro voteranno una fazione o l'altra a prescindere. Per quanto riguarda i piaceri, c'è una piccola differenza con i favori, e cioè si differenziano dal fatto che sono più favoritismi, ma più piccoli dei favori, diciamo. Per esempio, lo scrutatore eletto, qualcosa di non molto impegnativo, si chiude un occhio, si agevola qualcosa, diciamo, e nella categoria dei piaceri includiamo anche i rapporti di amicizia. Quindi col mio amico del cuore è ovvio che voterò a prescindere. Quindi, diciamo, questa categoria di persone non voterà ex novo. Infine la R sta per propri ricatti, propri veri ricatti. In puro stile mafioso, si chiamano persone al telefono, ci si va a casa con delle minacce per estorcere il voto. Spesso si gioca sull'ignoranza, sulla paura, e quindi chi opera in questo modo sa benissimo dove andare. In tutto questo voglio dire a chi è stato ricattato e chi lo sarà, e ne conosciamo qualcuno, di non preoccuparsi, questi uomini non fanno paura a nessuno, non sono in grado di fare niente. Possono spaventarvi, ma la loro paura e terrore è quella di perdere quel potere, quell'influenza che forzatamente hanno acquisito. Quindi voi avete un modo per dargli una lezione: votare ex novo e fare in modo che ex novo vada al potere, gli darebbe un bello schiaffetto. Ritornando a quello che vi avevo accennato all'inizio del video, cioè in merito alla violenza, ora devo darvi una notizia quanto terrificante. Una notizia brutta che viene dal nostro super fan Enrico Oliviero. L'ho sentito e con voce fioca, malinconica, ma soprattutto rattristata, mi ha detto che sua sorella, che vive ad Avellino, ha ricevuto una telefonata da una voce maschile con tono minatorio. Enrico mi ha anche inviato la denuncia che ha esposto al comando dei carabinieri, ed ora ve la leggo. Dichiaro di essere minacciato a mezzo telefono di mia sorella maritata residente ad Avellino in via nel pomeriggio di domenica. Al numero 0825B, mia sorella mi ha riferito che a telefonare è stata una voce maschile dicendo: di a tuo fratello che non venga a parlare d'ospedaletto perché lo riempiamo di botte, avendo già parlato contro di noi giovedì 9 in contrada casale. Diciamo, questa è la denuncia che lui ha fatto. Io sono basito, sono sorpreso, sono anche molto incazzato. Non mi interessa chi l'ha fatto, perché l'ha fatto. L'unica cosa che io vi garantisco è che questa notizia è vera e avrete modo di constatarlo nei giorni successivi. Quello che mi sento di dire è che queste persone senza spina dorsale si sentono così forti e sono così violenti con una signora anziana che io non conosco e non so quante persone la conosco, che vive ad Avellino. Con un uomo di 81 anni che l'unica colpa che ha, è quella di professare il suo diritto da libero cittadino.
Quello che succederà poi lo decideranno le autorità, e quindi quello che mi sento di dire è che noi saremo intorno ad Enrico se deciderà di fare il comizio o meno. E se, quindi, dopo questa amara parentesi, vi lascio con una nota di fondo in merito al sorteggio degli scrutatori di lunedì. Non c'è niente da sorprendere, per quanto mi riguarda, da sempre è un'operazione pilotata, una sorta di farsa, quindi sappiamo che chi è sul ponte di comando decide, i nomi da immettere. Non c'è niente di illegale, ma certamente non è un processo trasparente. Sabato mattina saremo nella piazzetta del Casale con il nostro gazebo e ci sarà un piccolo comizio di cose. Se siete interessati, ci vediamo sabato mattina. Thank you.